La Figest Sicilia, in collaborazione con la Figest Italia, ha proposto un corso di recupero dei vecchi giochi, i cosiddetti giochi tradizionali. E allora perché fare questo? Perché si recupera la tradizione, si recupera la cultura del territorio, ma soprattutto si mettono i bambini in condizione di poter sfruttare la loro fantasia e la loro abilità. Con l'assessore Amabile e quindi con il sindaco di Ribera, praticamente stiamo proponendo alle scuole di Ribera un corso di formazione per i professori e un corso di frequenza sportiva dei giochi trattati. Noi qua trattiamo la fionda, trattiamo la trottola, le piastrelle, il tiro alla fune e le freccette, ma i giochi della Figest sono 17. Ci proponiamo, così come è accaduto in altre scuole, in altre realtà, di poter portare alla conoscenza dei nostri piccoli alunni questi giochi che li impegneranno soprattutto con la fantasia, con la volitività e certamente con le abilità che acquisiranno. E allora noi stiamo iniziando, diciamo, fra un po' di tempo, l'assessore Amabile Bonafede mi dirà, mi scandirà quelli che sono i giorni di intervento nelle scuole, porteremo i nostri tecnici e daremo le informazioni tecniche ai ragazzi e agli insegnanti.